Si è tenuta a Bari la presentazione del rapporto di valutazione dei progetti di cooperazione sul turismo sostenibile in Italia, nel quadro dei programmi Interreg MED ENI CBC MED ed Interreg Adrion 2014-2020. L'attività valutativa offre l'occasione per approfondire le prospettive di sviluppo del turismo sostenibile nell'area mediterranea. Il turismo è un approccio chiave per lo sviluppo del Mediterraneo, è l'unico elemento che effettivamente accomuna tutti i popoli, tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e questo consente anche di svolgere un lavoro di governance, di programmazione congiunta con tutti i paesi appunto dello spazio mediterraneo. È quell'elemento che consente di mettere insieme tra l'altro anche i programmi di cooperazione territoriale, mi riferisco in particolare al programma ENIMED, il programma Adrion e il programma MED. Ecco, questi tre programmi insieme in questa occasione ci consentono di avere una visione unica, non frammentata, e di poter programmare anche le prossime azioni in maniera congiunta. Occasione per aprire il confronto tra istituzioni e partner dei progetti di cooperazione e soprattutto per condividere proposte e suggerimenti con l'obiettivo di rafforzare e meglio indirizzare la fase attuativa della programmazione 2021-2027. È un meccanismo unico, il primo meccanismo del genere, mettiamo assieme diversi programmi e ci intendiamo per andare avanti verso un turismo sostenibile che di fatto noi che lavoriamo molto con la sponda sud del Mediterraneo sappiamo che siamo in momenti diversi, abbiamo una sfida comune che è il turismo sostenibile.